amiche e amici di Telemolise e di Viaggio in Molise, oggi siamo a Frosolone, nella frazione di Acquevive, per la festa più importante per questa borgata, per questa frazione, che è Sant'Antonio. Oggi infatti rivivremo, nonostante il tempo avverso, quelle che sono le tradizioni più antiche degli allevatori e dei contadini in questa bellissima festa, in questa bellissima serata, dove nonostante le condizioni avverse c'è stata una grandissima partecipazione di pubblico. Restate con noi. Luigi Piani, come dice la canzone, Luca Pa de Casa di questa serata, serata di grande successo, aggregazione, piatti tipici frosolonesi, non manca nulla. Niente, questa è una tradizione che ormai a Frosolone veramente è iniziata tanto tempo fa, a Frosolone si è sempre fatta. Mo si è spostato nelle campagne, di cui qua è con le Carrise, però il massimo adesso più tardi si svolgerà ad Acquevive. Niente, siamo contenti, ospitiamo i ragazzi che vengono a suonare, dai più piccoli ai più grandi. E niente, facciamo assaggiare i nostri prodotti tipici, ci divertiamo, passiamo una serata tutti insieme. Tu sei membro del comitato Pro Frosolone, è inevitabile una domanda su come è andato. Diciamo, tracciamo un bilancio di come è stato questo inverno frosolonese, mai così ricco di eventi. Eh sì, se, come dicevo pure quest'estate, ci siamo organizzati con un gruppo di amici, facciamo qualcosa per Frosolone. E adesso ancora, adesso stiamo programmando anche l'estate prossima, e facciamo il possibile per far divertire la gente, per fargli stare bene. E il resto anche noi siamo soddisfatti, perché è stato veramente un successo che noi non ci aspettavamo, però ci abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo con i migliori dei modi. Con la speranza che si aggiunga altra gente alla vostra iniziativa, perché vedo che comunque aumentate sempre di più. Sì, sì, ma difatti noi chiediamo sempre a tutti quanti, chiunque ci vuole dare una mano è benvenuto, perché noi abbiamo bisogno di tanta gente, perché Frosolone è un paese grosso, c'ha le borgate. E noi cerchiamo di unire Borgate, San Pietro in Valle, con le Carrise, tutti insieme siamo una forza e tutti insieme facciamo una bella cosa per il paese. Domenico Diorio, presidente del comitato Pro Frosolone. Si può dire chiusura col botto per questo inverno frosolonese ricco di attività, con la festa di Sant'Antonio, uno degli eventi più importanti dell'anno. Sì, dici bene, questa è una manifestazione molto sentita in questa comunità frosolonese, la festa di Sant'Antonio. Siamo qui da un amico, un componente del comitato, l'amico Luigi, che ci ha voluto ospitare. Ringraziamo pubblicamente. Adesso ci dobbiamo trasferire nella borgata di Acquevive, dove c'è la maggiore affluenza della festa, che è molto sentita. Ci aspetta un grande fuoco con gli amici, e dove andiamo a festeggiare insieme a loro. Nonostante il clima, il tempo avverso, infatti fuori sta nevicando, una grande affluenza di persone, come possiamo vedere qui. Questa serata è un po' l'essenza di Sant'Antonio, no? È l'essenza di quello che vuole essere la tradizione, ovvero diversa sia a Colle Carrise che a Acquevive, ma comunque che ha come, diciamo, obiettivo principale quello di stare insieme, quello di mantenere la tradizione. Sì, è un momento di aggregazione di tutta la comunità frosolonese. C'è stata una presenza anche di altri paesi dell'Interland, questo ci onora come comune. Il bilancio di questo inverno frosolonese organizzato dal Comitato Pro Frosolone com'è? L'evento dell'estate frosolonese è andato abbastanza bene, abbiamo avuto un grosso risultato, questo ci onora, ripaga l'impegno di tutto il comitato. Siamo contenti di questo risultato e speriamo di fare meglio nel futuro.
Gino Carrino, giovane frosolonese, non potevi mancare nonostante la neve, che tra l'altro crea anche una bella atmosfera. Sì, assolutamente, è una bellissima serata, nonostante il tempo non sia dei migliori, però nonostante tutto questo non ha frenato l'entusiasmo di tutta la comunità frosolonese, di tutti i frosolonesi che non risiedono qui e che per l'occasione sono tornati appunto per questa tradizione molto importante. Come dicevo, purtroppo il tempo non è dei migliori, però comunque l'entusiasmo non manca mai e questa è sicuramente la cosa più importante per condividere questo momento bellissimo insieme. Nonostante le condizioni climatiche proibitive, comunque ho visto una grossa presenza di gruppi dai paesi limitrofi. Sì, sicuramente ogni anno dai paesi limitrofi molti ragazzi si cimentano proprio con queste canzoni in onore di Sant'Antonio. Ed è importante perché questo vuol dire che alla tradizione dei nostri antenati ci si tiene ancora. È davvero bello rivivere queste atmosfere tutte insieme. Carmelina Colantuono, nonostante le condizioni climatiche a dir poco proibitive, grandissima partecipazione di pubblico anche quest'anno. Sì, ma credo che ormai la festa di Sant'Antonio richiami tantissima gente. Ormai abbiamo gente che si è affezionata a questa festa, lascia il lavoro, lascia anche la città per venire nel nostro paesino a passare con noi questa notte. Non solo gente originaria del posto, gente di Frosolone, ma anche dei paesi limitrofi. Ho notato una grossa presenza di gruppi dei paesi limitrofi che, ti dico la verità, non mi sarei aspettato vista appunto la neve. Sì, sì, no, sono venuti addirittura, vengono da Roma, gente che sta a Roma, Amatrice è venuta, poi vengono Civitanova, dai paesi vicini vengono ormai gente che si è affezionata alla nostra festa. La festa appartiene un po' a tutta Frosolone, però il clou è sempre ad Acquevive con il fuoco e soprattutto anche con le persone che ci tengono particolarmente, questo si nota entrando nelle case. Sì, ma noi perché siamo ancora la maggior parte allevatori, per cui questa devozione al santo per noi è sacra e quindi ce la mettiamo tutta per mantenere ancora le case aperte e ospitare la gente. Vista l'affluenza ci state riuscendo anche quest'anno? Sì, speriamo proprio di sì, il tempo insomma non è stato clemente, però insomma ci ha fatto molto piacere lasciare le case aperte. Se la breve mai a vittoria, se muore.